Allenamenti in corso e un Taranto che dal punto di vista tecnico viaggia parallelamente rispetto agli scenari che sul fronte societario potrebbero configurarsi a stretto giro. L'impressione per sommi capi confermata dallo stesso Gautieri è che la squadra sia abbandonata a se stessa. Categorico il tecnico alla vigilia del derby di Foggia, avvilente operare senza medici, fisioterapisti e massaggiatori al seguito. Salvo sorprese, però, il tecnico proseguirà la sua avventura in riva allo Ionio. C'è da preparare la partita contro il Picerno in programma domenica pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 17:30, anche se il tantam mediatico riguardante un possibile scossone ai vertici fa passare la partita in secondo, addirittura terzo o quarto piano. Diverso il discorso per Fabrizio Lucchesi, il DG Rossoblu, operante più nelle vesti di traghettatore, pare abbia terminato il suo mandato sulla carta. A inizio agosto è giunto a Taranto per due ragioni principali: abbattere il Monte Ingaggi, operazione pienamente riuscita al netto dei tanti addii illustri, oltre che delle dimissioni eccellenti come quelle di Ezio Capuano, e poi la questione stadio con lo Iacovone disponibile fino alla fine di dicembre. Lucchesi si è fatto promotore della via dell'autofinanziamento, ma senza un finanziatore che assorba le scadenze federali, con la prima programmata il 16 di ottobre. Proseguire nel suo operato avrebbe poco senso, ed ecco perché il suo mandato potrebbe essere agli sgoccioli qualora nulla dovesse smuoversi entro una settimana. Il Taranto si è chiuso nel silenzio più totale, i tesserati non sono autorizzati a conferire con la stampa già dopo la sconfitta di Foggia. Ciò lascia presupporre che sabato, prima della sfida con il Picerno, bisognerà vedere se ci sarà la conferenza stampa pre-partita del tecnico. Si è già espresso fondamentalmente venerdì scorso, ragion per cui parlare di tecnica e tattica in questo contesto sarebbe senza senso. Certo è che l'allenatore ha dichiarato di sperare in un futuro migliore che al momento non si intravede. Quello imminente invece dice che domenica torneranno disponibili il difensore De Santis e l'attaccante Zigoni perché hanno scontato la squalifica. E l'informazione sportiva prosegue su giornalerossoblu.it.